Amici calabresi, buonasera a tutti. Mo vi conto la storia di un matrimonio di Paola Borboni, da grande attrice del teatro, che a 92 anni si è voluta sposare con un giovane di 27. Dopo la cerimonia nuziale hanno deciso di trascorrere la prima notte di nozze in una villa a Monte Carlo. Appena trasero in casa, a Paola Cerissi, senti caro, adesso io me ne vado in camera da letto e mi aggiusto un poco. Fra 20 minuti tu prendi e mi raggiungi e così consumiamo, va bene? Va bene, ci disse Paola, va bene. Trasero in da stanza di letto e con un rotolo di scotch, chino trasparenti, cominciamo a mi aggiustano un poco. Che saccio, ai vemini che ci trovavano cazzotta. Quando lo scotch si sollevava su un collau, tanto non si veniva un'ancollatura. Poi va a pelle vicino al culo anche i cani signori che ci trovavano in terra. Quando lo scotch si aggiustava, alzava e incollava. Intanto avevano passato non 20 minuti, ma aveva passato quasi mezz'ora. Io marito non trasiva in da stanza, mi consumano. Si preoccupavo. Allora nisciò fuori dal stanzialetto e vai mu trova. A onde tu viri? Ta cucina, con un martello bene che scacciava nuci. Ma caro, ma che stai facendo? Come io da mezz'ora impaziente che ti aspetto nella camera da letto per consumare? È la nostra prima notte di nozze e tu invece di venire da me te ne stai in cucina a schiacciare noci? Scusa Paola, ma io sono calabrese, tu lo sai. E calabrese, a fica sicca, ci piace, ma se mangiano canucci. Scusi, giovanotto, ma che cos'è quel bernoccolo che ha sulla fronte? Oh, niente, è solo una voglia di mia madre. Ah, sì? E voglia di che cosa? Le venne la voglia di darmi una bastonata in testa. Senta, vorrei iscrivermi all'ufficio di collocamento. Il suo nome qual è? Antonella. Cognome? Barzutti. Sposata? Sì. Professione del marito? Fabbricante. Bambini? No, di mobili.